Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, come state? Siamo alla fine, siamo giunti, finalmente ultimo giorno di scuola. Un anno scolastico particolarissimo che non dimenticherete, che non dimenticheremo neanche noi, perché un anno così veramente non ne abbiamo memoria, assolutissimamente, non ne abbiamo alcuna memoria. Con grande piacere io vi rivedo, so, anzi. Non vi vedo, però ho grande piacere di incontrarvi. I vostri insegnanti li ho incontrati, alcuni dei vostri genitori li ho incontrati. Voi ragazzi è da tanto che non vi vedo e devo dire che mi mancate tantissimo, mi manca tutta la vostra vitalità, la vostra effervescenza, il vostro entusiasmo sempre e comunque. Mi manca rivedervi nelle aule, rivedervi nei corridoi, che salite per le scale, entrate in cortile, mi mancano i bambini dell'infanzia con i loro occhi curiosi, sempre, sempre entusiasti, mi mancano i bambini della scuola primaria. In particolare ricordo il primo giorno di scuola, sono entrata in una classe che mi ha colpito moltissimo perché io lì dentro ho visto il mondo intero. E questo è un segnale importantissimo, è un segnale che ci dice che la scuola per prima toglie tutti i confini. I confini non esistono. Siamo tutte persone, siamo tutti bambini, siamo tutti noi con la nostra storia, con il nostro vissuto, con il nostro modo di essere, con la nostra cultura che accogliamo in ogni caso e comunque. E quindi questo è un segnale importante che la scuola deve dare. Non ci sono i confini, non ci sono i muri, non devono esserci muri. Speriamo che anche questo muro, anzi questi muri che il virus tanto temuto ci ha costretti a costruire, facendoci stare all'interno delle nostre case per tanto tempo, possa ben presto crollare, in maniera che tutti noi possiamo essere liberi nuovamente di incontrarci, di rivederci, speriamo a settembre sicuramente di poterci rivedere, di poter mettere in atto tutte le strategie possibili per ricominciare nel modo migliore un anno scolastico che sia fatto di presenze, di incontri, di sguardi, di attenzioni. E veramente, veramente lo spero fortemente. Io ringrazio i ragazzi, so che si sono comportati molto bene durante la didattica a distanza, che hanno realizzato dei lavori molto belli e interessanti. Tutti gli alunni della secondaria, della primaria, e di questo sono molto, molto fiera, perché so che siete dei ragazzi veramente, veramente in gamba. Ringrazio ovviamente anche i docenti che sono stati chiamati veramente a svolgere un lavoro del tutto inaspettato, completamente nuovo, a cui eravamo completamente impreparati. Io per prima ci siamo rimboccati le maniche e mi sembra di poter affermare che ce l'abbiamo fatta bene, tutto sommato, abbiamo imparato cose nuove. Perché, cari ragazzi, dovete sapere che imparare nella vita è un percorso continuo che vi accompagnerà sempre, sempre dovrete imparare, perché sempre ci troveremo di fronte a situazioni completamente nuove, impreviste, come quella che abbiamo avuto in questo anno scolastico. E i vostri docenti sono stati molto, molto bravi, tutti, le maestre dell'infanzia, della primaria, i docenti della secondaria. Tutti, tutti molto bravi, hanno messo in atto tutta la loro capacità, tutta la loro flessibilità, creatività e vi hanno condotto a terminare un anno che, come ho già detto, non dimenticheremo mai. Ringrazio ovviamente anche i genitori perché inaspettatamente anche loro sono entrati a far parte di questa grande comunità, coinvolti come primi attori. Perché i vostri ragazzi hanno bisogno di voi, hanno bisogno di noi e hanno bisogno anche dei genitori, perché per crescere hanno bisogno degli adulti, dell'occhio attento degli adulti, sia che si tratti di docenti, ma soprattutto che si tratti di genitori. Quindi è stato un lavoro di squadra veramente eccezionale e sono molto, molto soddisfatta e molto fiera dei risultati, che avete conseguito. Sono molto fiera di essere con voi,
sono felice di aver percorso questa lunga strada, questo lungo anno insieme. Sono felice di essere a Viadana, luogo che non conoscevo fino a un anno fa, di cui non sapevo l'esistenza e a cui mi sono affezionata dal primo giorno. La scuola mi ha subito catturata, mi avete accolto molto molto bene tutti, anche gli alunni con cui ho un rapporto fatto di sguardi, perché di fatto non abbiamo grandi momenti di contatto, se non gli incontri che abbiamo avuto nei corridoi, nelle aule, qualche volta per qualche rimprovero, ma un rimprovero a fin di bene, assolutamente a fin di bene. Quindi ragazzi, io vi auguro di continuare il vostro percorso sempre con la massima serietà, disponibilità e pronti ad accogliere tutti i cambiamenti, perché la vita sarà caratterizzata da grandi cambiamenti, in continuazione, grandi, piccoli, ma che ci devono sempre coinvolgere e ci mettono alla prova, ci costringono a tirar fuori tutta la creatività, le energie, tutto quello che noi abbiamo, tutto quello che noi abbiamo a disposizione per poter affrontare tutte le situazioni che possiamo trovarci di fronte. Vi ringrazio veramente dell'accoglienza che mi avete, mi ripeto, ma dell'accoglienza che mi avete riservato, che è stata veramente per me un grande conforto e un grande sostegno in questo anno di lavoro. Questa scuola io l'ho amata dal primo giorno e continuo ad amarla e desidero lavorare ancora con voi in maniera molto proficua, sperando che questa seconda parte dell'anno, così straordinaria, così eccezionale, anche triste, anche molto triste, perché il territorio lombardo sapete bene che è stato colpito in maniera dura, molto dura per molti aspetti, sia però un incentivo a continuare a lavorare, a rinnovare la nostra didattica, il nostro modo di stare insieme anche quando non possiamo vederci, quando siamo lontani, ci sono delle distanze che ci separano, ma questa esperienza ci ha dimostrato che se vogliamo possiamo sempre essere uniti. Voi mi vedrete, io non vi vedrò, ma immagino tutti i vostri volti molto felici perché finalmente è arrivato l'ultimo giorno di scuola, finalmente potrete godere delle vostre vacanze in serenità e spero all'aperto, divertendovi con i vostri amici, con i vostri familiari, con le persone care a cui tenete e anche i docenti che hanno ancora da lavorare per qualche giorno, ma anche loro poi godranno del meritato riposo. Anche loro quest'anno sono stati messi a dura prova e veramente è stato un anno molto molto difficile, che ci ha dato tanto, ma veramente ci è costato tante 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 energie. Però l'importante è che ora siamo qui, soddisfatti del lavoro fatto, ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti. Abbiamo imparato a stare insieme anche con chilometri di distanza e quindi questo ci dice che siamo bravi, ce la potremo fare sempre, siete stati bravi. Io abbraccio tutti virtualmente, tutti i ragazzi, in particolare i ragazzi di terza che non avrò il piacere di rivedere a settembre e spero di poter rivedere in altri contesti. Auguro loro veramente di proseguire in un percorso di lavoro serio, responsabile, perché come avete visto in questo periodo di difficoltà tutti dobbiamo sempre lavorare responsabilmente per avere risultati con le nostre forze, con quello che possiamo fare, ma con grande serietà e senso di responsabilità. Questo vi serve di insegnamento per tutta la vostra vita. Vi auguro che possiate trovare il percorso idoneo per mettere a frutto tutte le potenzialità che avete, perché tutti voi le avete, tutti, 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 tutti. Anche quelli che nel corso degli anni non hanno avuto risultati eccellenti, non ha importanza. La vita vi darà modo di dimostrare che anche voi avete delle grandi, grandi risorse da poter offrire a tutti. Quindi vi auguro veramente tutto quello che voi desiderate. I ragazzi, gli altri, li rivedrò a settembre, gli alunni delle prime, delle seconde, gli alunni della primaria,
gli alunni delle quinte che il prossimo anno vedremo alla scuola secondaria di primo grado, quindi faranno questo grande salto, i bambini di 5 anni che arriveranno alla scuola primaria, anche loro faranno questo passaggio importante nella loro vita. Io vi abbraccio tutti virtualmente, vi vorrei vedere ad uno non sarà possibile, e vi auguro veramente ogni serenità a voi e alle vostre famiglie, con la speranza che tutto possa ritornare al più presto nella maniera che abbiamo vissuto fino al 22 febbraio, insieme, anche con i rimproveri degli insegnanti, perché sicuramente anche quelli vi sono mancati, perché i vostri insegnanti, quando vi rimproverano, vi stanno dicendo che tengono molto a voi, credono in voi e sanno che potete fare di meglio. Quindi cercate sempre di ottenere il meglio da voi. Un abbraccio grandissimo a tutti voi. Arrivederci ragazzi, buone vacanze.